Dimmi quando la finisci con questa pagliacciata, se oggi in giornata oppure crai matene. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno notturno con esperimento, perché per chi non lo sa, e voi ovviamente non lo sa, c'ho la luce sparata qua proprio in faccia, qua, boom! Che quasi non vedo la strada. Scherzo, che poi mi scrive. Però ho messo il flash della telecamera perché se no non si vede niente. Cioè, praticamente il video non si vede niente. Siccome è notte, è luna di notte, è luna di notte, tutto va bene. Chi indovina? Chi indovina chi è? Chi indovina chi è? Me l'avevo già fatta questa, dai, è facile. Comunque, ragazzuoli, vi devo parlare di una cosa che fino ad oggi io ho voluto evitare, non ne volevo parlare, ho detto no, non ne parlo io di sta roba che poi si entra nella politica, si entra nella sanità, si entra in un circuito troppo complicato, però sono obbligato a parlarne, e con quello che sta succedendo sono obbligato a parlarne. Partiamo prima dal Milan, sempre prima al Milan, siccome il Milan oggi gioca e il Milan dovrebbe giocare con due positivi, Duarte e Ibra. Il Milan gioca, ci tengo a sottolinearlo. Tra l'altro ci manca Ibrahimovic, non è che dici ci manca uno che non serve, no? Ci manca Zlatan. E non è che stiamo giocando solo oggi, mi sembra che sono già tre partite, no? Compresa oggi. Quindi il Milan gioca, dovrebbe, poi sai, fino all'ultimo dovremmo giocare. Partita molto difficile perché è l'ult non è tanto la questione di giocare contro lo Spezia, che farà una grandissima partita, ovviamente, perché per loro si sono riposati, faranno la partita della vita, giustamente. Ma tu ci arrivi a questa partita dopo un filotto di partite, con infortuni, hai fatto i supplementari, hai fatto i rigori, sei dovuto andare lì col freddo, hai dovuto battere il rigore a freddo e l'influenza, poi hanno chiuso l'aeroporto e non sei partito dall'aeroporto. Poi sapete che a me non piace avere alibi o mettere le mani avanti, noi oggi dobbiamo giocare per vincere e basta. Però giochiamo in una situazione difficile, quindi oggi sono preoccupato. Mentre non ero preoccupato in altre partite, ecco, oggi sono preoccupato. Oggi sono preoccupato. Dovremmo tirar fuori una grande prestazione con le ultime energie rimaste e sarà una partita non semplice. A proposito di ultime energie, secondo me il grande padre Pioli non farà tutte le cose che io ho letto sui giornali. Io ho letto che cambia praticamente tutta la squadra, mette Krunic, mette Leao, mette, vabbè, Tonali, Diaz, c'è Colombo. Secondo me Pioli non stravolge la squadra. Ha detto in conferenza stampa che farà qualche cambio. Ha detto che qualche giocatore stanco lo farà riposare. Ha anche detto che a qualcuno gli chiederà qualcosa di più. Gli chiederà qualcosa di più. Perché non può stravolgere una squadra. Io sono abbastanza d'accordo con quello che ho sentito ieri da Pellegatti, cioè che chiederà uno sforzo ulteriore a Çalhanoğlu. Non penso che si priverà di Çalhanoğlu. Nel momento in cui mancano Rebic e Ibra, non può togliere dal campo Çalhanoğlu, ragazzi. Non è possibile, oggi è troppo fondamentale per questo Milan, soprattutto nel momento in cui non abbiamo né Ibra né Rebic. Quindi, secondo me, Çalhanoğlu gioca. Gioca, anche se è stanco, gioca, per forza deve giocare. Quindi dubito che non faccia giocare Çalhanoğlu e dubito molto, ancora di più, che non faccia giocare Bennacer in favore di Krunic nel momento in cui Bennacer ha già riposato. Cioè Bennacer l'ha già fatto riposare un po', gli ha già dato del minutaggio inferiore, quindi per quale santissimo motivo non dovrebbe far giocare Bennacer? Ma io non credo proprio a questa. Ah, dovevo andare di là, va bene, uguale. Non credo proprio a questa voce che Pioli non faccia giocare Bennacer. Il resto della squadra, la sapete, la difesa è obbligatoria. È venuta anche un'idea che poteva giocare Laxalt al posto di Theo, ma con le voci di mercato ultime che ci sono,
soprattutto sulla Xalt, dubito che oggi, ultimo giorno di mercato, che poi lunedì chiude alle 8, penultimo giorno diciamo, dubito molto che lo faccia giocare adesso. Ormai fa giocare Teo, che non è neanche stato convocato in nazionale, avrà modo di riposarsi. Quindi la difesa e il portiere sono quelli. A centrocampo secondo me gioca con Tonali bene a sé, non va a rischiare Krunic. Dietro la punta Bomber Colombo, che spero che giocherà. Secondo me gioca Çalhanoğlu, gioca Diaz. E poi c'è il ballottaggio, secondo me, parere mio personale, tra Sam McCarr e Daniel Maldini. Lì c'è un po' di ballottaggio. Penso che parta Sam McCarr per poi poter entrare anche Daniel Maldini. Castiglieco ce l'abbiamo, ma ha detto anche Pioli che non sta bene, anzi già sta stringendo i denti, quindi non è detto che lo faccia partire. Secondo me il primo cambio potrebbe essere proprio il giovane Maldini, quindi si potrebbe fare così. Ci vediamo alle 18, ovviamente faremo il post partita, cercherò di farlo. Oggi sono un po' incasinato, oggi mio figlio fa 2 anni, tanti auguri a Stefano, quindi sono un po' preso, vengono tutti i parenti, si va a pranzo tutti a mangiare con i parenti, ovvio, la partita è alle 18, il pranzo è a mezzogiorno e mezzo, quindi ho tutto il tempo poi di vedermi la partita, però sai che quando arrivano i parenti, le cose, non sei mai libero di fare poi tutto quello che vorresti fare, quindi dovrei fare il post partita live come al solito, ma non ve lo garantisco a sto giro, non ve lo garantisco, quindi vediamo cosa riesco a fare. Dulcis in fundus, non tanto dulcis, ma in fundus, vi devo parlare di questo, come lo chiama l'ambrenedetto Pippo Virus, perché stanno succedendo delle cose strane. Allora, io penso questo, a me non me ne frega niente di dire colpa del Napoli, colpa della Juve, non mi interessa. Partiamo da questo presupposto. Io dico una cosa, che ci deve essere un'autorità, la più alta, lo Stato, un'autorità, la più alta di tutte, che in concomitanza con la Lega Calcio, lo Sport, la Sanità e la Questura e le Pinne Gialle e gli Alpini e gli infermieri e i sottomarini gialli e tutti quelli che possono avere voce in capitolo, ok, prendano una decisione, un protocollo unico per tutte le squadre, molto chiaro, molto specifico, e deve essere uguale per tutti. Questo è il mio discorso primario. Questa è la prima cosa che devono fare. Non che oggi l'ASL non li ha fatto partire, domani la questura dice che non si può giocare, dopodomani la professoressa di tedesco dice che non sono ancora pronti per l'esame, dopodomani ancora arriva l'OSM e non si può andare, dopodomani ancora arriva la regione Umbria e non si può andare, poi arriva il direttore del San Raffaele. Oh! E cosa facciamo? Quanta gente decide qua? Se no è una pagliacciata. Cioè tu fai un protocollo, poi arriva un ASL, che non sapevo neanche che l'ASL potesse decidere qualcosa. Cioè per me l'ASL è quando tu vai a fare il ticket per andare poi all'ospedale, quello è l'ASL. Manco sapevo che avesse voce in capitolo, io manco lo sapevo. Quindi prendiamo una decisione chiara e coincisa e Sambuca Molinari, perché se no diventa una pagliacciata. Prima cosa, questa è la prima cosa che dovete mettere lì. Seconda cosa, altra cosa importante: se il Napoli stasera non gioca e non perde a tavolino, io non sono d'accordo per il tavolino, però se il Napoli stasera non gioca, che la partita viene rinviata, allora chiudiamo il campionato, perché non si può giocare. Se tu con 2 positivi che sono stati isolati non puoi giocare, allora non può giocare nessuno. Non può giocare il Milan che c'ha 2 positivi, non può giocare l'Atalanta che c'ha 1 positivo, non può giocare la Juventus che c'ha 2 dello staff positivi. Non può giocare nessuno. Perché così? Perché se non gioca il Napoli, se la AS di Napoli dice che il Napoli non può giocare per motivi di salute,
Allora non si può, non si fa il campionato. Non giochiamo. Non giochiamo. Perché se non giocano oggi, adesso che iniziano le influenze, e iniziano i raffreddori, e inizia questo, e inizia qua, cosa facciamo? Allora non lo iniziamo neanche. Non lo iniziamo neanche il campionato. Lo chiudiamo, baracca e burattini, e facciamo prima. E io adesso, guarda, sono rimasto molto neutro, eh. Non ho ancora detto e svelato tutto il mio pensiero su questo Pippo Virus. Io dico solo, quanti contagiati ci sono da calcio? Io non sono medico, quindi non entro in merito, ci sono gli organi preposti che prendano una decisione, o si gioca o non si gioca. Se si gioca, con quali regole? No, che cambiano ogni 2 ore, cambiano idea, perché sennò non va bene. Tu mi dirai, ma la situazione è in evoluzione. Da ieri a oggi è cambiato niente. Hanno solo voluto rinviare la partita. Non mi interessa sentir dire l'ha voluta rinviare il Napoli. Poi il Napoli perché dovrebbe rinviarla? Per quale motivo? Perché gli manca Zielinski. Secondo me tranquillamente possono andare a Torino a vincere senza Zielinski. Però non so perché il Napoli avrebbe dovuto rinviare questa partita. Secondo me è il momento migliore per loro per affrontare la Juve che ancora non si è amalgamata e la vogliono rinviare adesso. Ma a me mi sembra una roba strana. Comunque, non voglio entrare in questo merito. Secondo me ci sono altre cose dietro che hanno poco a che fare col calcio. Però vabbè. Quello che dico io è che di tutti questi calciatori contagiati col Pippo Virus, non ne ho ancora visto uno che sta male. Dopo la prima ondata, perché mi ricordo che Dybala non era stato bene. Dopo la prima ondata, in questa seconda ondata, è evidente che qualcosa è cambiato. Che questo virus è un po' di potenza l'ha persa, in generale, ma soprattutto per quanto riguarda i calciatori. Cioè, Zlatan era ieri sul tapis roulant e c'ha il Pippo Virus. Ed era lì sul tapis roulant. Che correva, buon compleanno con la macchina, si è comprato la macchina, cosa si è comprato, manco mi ricordo. Leao fino a ieri aveva il Pippo Virus e l'ha fatto diventare più scarso dell'anno scorso. È stato il Pippo Virus? Non lo so se è stato, può essere che è stato il Pippo, diamo la colpa al Pippo Virus. Però se lui si gli tiri 2 schiaffi e si sveglia, vedi che non c'entra il Pippo Virus, eh? Tonali non aveva anche lui il Pippo Virus? E mi sembra che sta giocando normale. Mi sembra che non è stata neanche la febbre, forse gli è venuta. Quindi è necessario bloccare? C'è un reale pericolo? Non lo so, non sono medico, è una domanda che vi faccio a voi. C'è un reale pericolo? Secondo me no. Vogliamo essere ancora più sicuri? Sono d'accordo con il mio amico napoletano Fede, che saluto, di A Calcio di Cane Podcast, che ha ripreso a fare qualche video ogni tanto, che dice della bomba sterile, della bolla sterile. Allora, c'è questo problema che però i giocatori non devono tornare a casa, devono stare in un ritiro loro se vogliono fare il campionato. Se no si chiude, perché nel momento in cui tu vai a casa, stai con tua moglie che è andata al supermercato, stai con tuo figlio che è andato all'asilo, vedi i tuoi genitori che sono andati in giro per strada, vedi il tuo amante, il tuo fidanzato che è stato con altri quattro. È normale che ti prendi il virus e ci saranno sempre, sempre di più. Ancora abbiamo appena iniziato, ancora non è iniziato l'inverno. Non è iniziato ancora l'inverno, ancora le influenze non sono iniziate. E già siamo a questo punto. Quindi vi rendete conto che non si può giocare così? Non si può giocare. Quindi o accettiamo il fatto che questo succede come da protocollo, senza lasciare via libera agli ASL, o se no chiudiamo, eh? Inutile che siamo qua a ammazzarci la vita. Va bene? Ok, questo è il mio pensiero. Penso di essere stato abbastanza neutro, ma allo stesso tempo molto diretto e molto chiaro su quelli che sono i miei concetti, anche abbastanza, mi rendo conto, discutibili. Quindi vi aspetto i vostri commenti, iscrivetevi al canale, mettete un bel like che tanto è gratis e noi ci vediamo nel post partita sperando di fare festa tutti insieme e di farci questo riposo tranquillo poi durante la sosta dei nazionali aspettando il derby, che quelli lì l'hanno già vinto il derby nella loro testa, l'hanno già vinto e quindi noi li lasciamo con la loro vittoria nella loro testa.
poi però si gioca. Ciao, bene.